amici di Trevignola, siamo con la professoressa Maria Luisa Crosina di Riva del Garda. A Riva del Garda, Maria Luisa, chi eri e chi sei? Ero un'insegnante, lo sono ancora e attualmente faccio didattica nelle scuole ancora, questo è un lavoro che mi è piaciuto tantissimo e faccio la ricercatrice. E se adesso qualcuno ti dicesse sporca ebrea, tu cosa risponderesti? Cosa risponderei? Forse non reagirei. Perché? Riderei forse un momento, perché detesto razzismo e tutto, cioè mi sembrerebbe una cosa così abnorme di avere davanti una persona così ignorante che non credo che non avrei nessuna reazione di questo tipo. Parliamo proprio di questo, del fatto che tu sei il punto di riferimento della giornata della memoria. Sì. Perché? Beh, per una questione familiare, perché io ho avuto una nonna ebrea e perché noi abbiamo perso 4 parenti diretti ad Auschwitz e quindi fa parte della storia della mia famiglia. Però questo forse, cioè sicuramente è stato un motivo fondamentale per cui mi sono dedicata anche a questo un po' per tutta la vita. L'altro, quello che dicevo prima, è proprio perché detesto il razzismo, perché mi batto contro l'ingiustizia non solo nei riguardi degli ebrei ma nei riguardi di tutti. Cioè io ho un fortissimo senso della giustizia e della verità. Come insegnante tu eri una carogna? No, non credo di essere stata. Ero un'insegnante molto esigente e perché volevo trarre il meglio da tutti i miei ragazzi. Li ho amati uno per uno, loro lo sanno. E sono ancora in contatto con, direi, tutti i miei ragazzi, con tutte le mie classi ancora, e mi ricordano molto dolce, mi ricordano anche tosta, nel senso che non lasciavo correre le cose per quanto riguardava la formazione, però proprio anche per un motivo etico, in quanto io dicevo, io cerco di darvi il tutto possibile, perché se io insegno male, chi è povero e svantaggiato diventa ancora più povero e più svantaggiato. Quindi cercavo di dare il meglio a tutti, di capirli, di essere molto disponibile, però anche di far sviluppare a tutti le loro potenzialità. Cos'è per te l'amore? Cos'è l'amore? Aiuto, che domanda difficile. Beh, se parliamo di un amore universale, io non credo all'amore universale e teorico. Bisogna sempre partire dalle persone che si conoscono, dal vicino al lontano. E man mano che si conoscono le persone, più diciamo riusciamo a sviluppare questa facoltà di amore. E soprattutto per me l'amore è avere un cuore aperto già a priori di fronte a tutti. Questo per me è l'amore. Amor che nulla amato, amar perdona. Mi prese di costui piacersi forte, che come vedi ancora non mi abbandona. Ecco, beh, sulla sfera privata vuoi sapere. Esatto. Sulla sfera privata, beh, ci sono delle persone a cui sono particolarmente legata. Per me l'amore è fedeltà e soprattutto fiducia, fiducia reciproca e basilare il rispetto. La solitudine. La solitudine? Beh, io vivo sola, vivo con 3 gatti, ho 2 figli, 8 nipoti e ti dirò che la solitudine forse non la percepisco così fortemente, assolutamente no. Anche perché fin da bimba io ho avuto bisogno ogni tanto di isolarmi, questo a casa mia lo si sapeva. Si sapeva che a un certo punto io dovevo stare per conto mio magari un quarto d'ora per ricaricarmi. A casa non la soffro particolarmente perché ho mille cose da fare, ho mille interessi, e
quindi sto anche bene con me stessa, pur essendo un tipo sociale, insomma, non sono assolutamente asociale, mi piace la compagnia, però mi piace anche la compagnia di me stessa. La morte. La morte. Ma è l'unica cosa certa che abbiamo. E quindi, perché non si sa se si nasce, però si sa che se si nasce si muore. E diciamo che il mio rapporto con la morte è un rapporto, morte personale dico, certo, e non dei miei, è un rapporto molto sereno. E sono preparata, a volte mi sembra impossibile di dover morire, a volte ho una certa curiosità di vedere come sarà. Poi mi dico, beh, ce la farò anch'io perché ce l'ha fatta tutti. E non è un pensiero che mi faccia particolarmente paura. Mi fa paura il distacco dai miei cari, questo sì, però la mia morte personale per ora non mi fa paura, poi non so come sarà. Il rapporto che hai con l'altro gatto? È un rapporto molto intenso, molto forte. Con tutto il Garda, il mio lago, con l'Alto Garda è forte, molto. Anche se io non sono nata qui, tutti mi dicono che sono Rivana. Stenico. Sono nata a Stenico. Sono nata a Stenico e ho un rapporto altrettanto forte. Sono venuta via piccolissima, avevo 4 anni. E lì deve essere stato un rapporto molto intenso se una bambina portata via da 4 anni si ricorda mattonella per mattonella della sua casa e si ricorda ancora i sentieri che percorrevo. E so anche che quando passo il passo di Ballino io sono una persona diversa, inconsciamente proprio. E poi mi hanno portata qui a Riva, i primi anni hanno dovuto riportarmi a casa su perché mi sono ammalata, proprio di nostalgia, anche perché su vivevo all'aria aperta, nei boschi, eccetera. Qui sono stata confinata in una casa, oltretutto avendo 2 genitori molto anziani ed essendo figlia unica mi hanno messo immediatamente a scuola a 5 anni, quindi probabilmente è stato un trapasso molto repentino dalla mia primissima infanzia. Il rapporto con Riva chiaramente è subentrato a quello che potevo avere con Stenico, anche in maniera più conscia perché chiaramente sono vissuta qui. Ho avuto un forte rapporto con Padova e difatti se avessi potuto io mi sarei fermata a Padova, ma sì, qui per me è casa mia non solo, ma ti dirò che io qui a Riva mi sento sicura tutte le ore, so che non mi può succedere niente di male nella mia città. La differenza fra intellettualismo e cultura popolare? Allora, beh, io diciamo, farei già prima un'altra discriminazione tra intellettualismo e vera cultura. E la vera cultura, intellettualismo è molto volte un atteggiamento, a me la gente saccente non piace assolutamente, non mi piace assolutamente la gente che cala dall'alto quello che sa. Per me la cultura è umanesimo, quindi lo studio deve diventare parte di te. E questo lo vedi non soltanto nello sfoggio del sapere o nel cercare di dare il sapere agli altri, ma proprio nell'atteggiamento che si ha nei confronti della vita. La cultura popolare io trovo che è una cultura diversa, però che ha una profondissima saggezza. E per esempio mi rammarico molto spesso che noi eravamo allevati a proverbi, i nostri genitori non parlavano molto, però si allevavano a proverbi. Oggi come oggi i proverbi non li capiscono più, non riescono neanche più a decodificarli. Quella era cultura popolare millenaria e io li trovo anche molto validi ancora. E poi anche mi dispiace molto che siano andati persi determinati lavori, gli artigiani, e in quanto era anche questa una cultura millenaria che poi
ti creava un'arte, che poi ti dava una saggezza, che poi riuscivi a tramandare. Questa per me è cultura popolare. E la lingua ufficiale italiana e il dialetto, che rapporto c'è? Allora, per me, 2014. Sì, per me la lingua è stata la lingua italiana, in quanto io faccio ridere quando parlo in dialetto, perché sembro, cioè non riesco a parlare in dialetto. E lo conosco i termini, però non ho la spontaneità del dialetto, assolutamente. E il dialetto a casa mia lo si parlava tra mio padre e mia madre, che poi era ridicolissimo perché mia madre è triestina e mio padre è trentino, però loro spesso uscivano con frasi in dialetto. E io trovo che il dialetto sia una grande ricchezza, che il dialetto, anche dal punto di vista così della linguistica, ti mantenga determinati vocaboli ed espressioni che derivano direttamente dalle lingue che ci sono state prima di noi. E credo che certe frasi in dialetto siano intraducibili in italiano. Quindi oggi come oggi io considero il dialetto veramente come una ricchezza, che non sostituisca logicamente la lingua italiana, ma che la possa affiancare molto bene. E secondo te, parliamo ormai appunto del 2014 che va verso il 2015, l'antisemitismo c'è ancora? Sì, si estende sempre di più. E come mai? Io ci rifletto spesso e credo che si estenda molto anche nei periodi di crisi. E c'è sempre qualcuno che viene additato come diverso. Purtroppo c'è molta ignoranza. E io quando vado nelle scuole la prima cosa che dico ma da dove sono venuti gli ebrei? E ho le risposte più disparate, alcuno mi dice dopo la prima guerra mondiale, alcuni dopo la seconda. Allora io dico guardate che sono con noi dal secondo secolo avanti Cristo, quindi è la più antica comunità riconoscibile ancora in Italia, quella di Roma, però non se ne rendono conto assolutamente. E quindi penso che la gente sia ignorante e si serva molto di luoghi comuni. E quando poi conoscono le cose, questo è lo scopo insomma, delle mie lezioni nelle scuole, allora entrano in medias res. Però io vedo che attualmente si estende sempre di più. E parlo della crisi in quanto tornano fuori i luoghi comuni che c'erano nell'Ottocento, che comparivano su civiltà cattolica, eccetera, degli ebrei e dei massoni come responsabili di tutto. E giorni fa leggevo un articolo dove accusavano ancora i banchieri ebrei, e quindi gli ebrei, di manipolare il mondo, di essere quelli che gestiscono tutta la finanza. E bisogna fare un grandissimo lavoro in questo senso, però l'antisemitismo chiaramente lo sappiamo, è stata la forma più atroce di razzismo, quella che è sfociata e sappiamo dove è sfociata, però stanno accadendo le stesse cose contro gli immigrati per esempio. E anche di questo io parlo nelle scuole, cerco sempre di far vedere ai ragazzi come il diverso venga sempre alla fin fine e visto con timore e gli si attribuiscono tutte le pecche della società. Che differenza c'è fra antisemitismo e antisionismo? Ah, ecco, vedi, oggi l'antisionismo si è trasformato automaticamente in antisemitismo. È un fenomeno che sta accadendo oggi. L'antisionismo parte dal fatto di combattere questo insediamento ebraico, che poi è stato riconosciuto dal 48, insomma è uno stato, non è abusivo, questo insediamento ebraico e tutti i problemi che innegabilmente ci sono, che sono legati a questo posto.
e quindi l'antisionismo si è trasformato poi automaticamente in antisemitismo e facendo di ogni erba un fascio. Quindi l'ebreo, oltretutto anche qui ignoranza, perché quando io parlo a volte nelle scuole di ebrei, mi identificano gli ebrei immediatamente con lo Stato di Israele. Quindi questo è proprio l'ignoranza molto forte. E ti dico oggi l'antisionismo che poi viene anche alimentato a bella posta dai mass media, perché anche i mass media, io ci sto molto attento, sto molto dietro alle notizie, chiaramente, non so, su Facebook circolano delle foto che vengono attribuite agli assassini dei soldati israeliani, poi invece sono foto di bambini ritrovati sotto le macerie nel terremoto in Turchia, eccetera, eccetera. Oppure si danno dei tagli alle foto, ma questo non succede solo con gli ebrei, questo sta succedendo con tutti. Quindi io do anche molta colpa ai mass media che danno queste notizie, non solo, ma anche che le danno in maniera molto superficiale, non documentandosi, prendendo l'uno dall'altro. E d'altra parte, andando in un campo più vasto, la stessa cosa succede con altri genocidi che stanno accadendo al di fuori di quello che è il mondo ebraico. Noi siamo pochissimo informati e ci arrivano anche molto spesso notizie distorte, quindi è molto difficile. Siria. Vedi, Siria, ma non solo la Siria, le popolazioni africane e le popolazioni libiche, per esempio, io sono stata molto vicino a questo problema della Libia perché avevo lavorato con David Gerbi, no? E pochissimi sanno che in Libia e anche in Marocco ci sono questi Amazigh, che sono praticamente una popolazione antichissima con una propria lingua, eccetera, che sono fortemente discriminati. Il mondo non ne sa niente, come il mondo non sa niente o sa pochissimo, anche lì ci sono delle informazioni molto distorte di quello che attualmente sta succedendo in Iran. In Iran ti presentano questo nuovo presidente iraniano come un moderato, non è vero niente. Da quando è cominciato l'anno siamo a poco meno di 100 impiccagioni documentate, però anche lì si sa molto poco o le notizie vengono distorte, vengono contraffatte. Quindi è molto difficile anche essere informati in una maniera obiettiva, diciamo. Concludo con una cosa: la forza del pensiero, il libero arbitrio, salverà l'umanità? Deve salvarla, perché sennò perdiamo tutto. E io credo che a un certo punto, purtroppo, io non sono molto tranquilla attualmente sul futuro dell'umanità. Credo che ognuno di noi deve fare delle scelte radicali e quindi proprio ricorrere al libero arbitrio e di pensare con la propria testa e di non lasciarsi manipolare. Attualmente c'è una forte manipolazione a tutti i livelli e quindi credo che il nostro libero arbitrio e la salvezza nostra dell'umanità dipenda da fare delle scelte molto morali, molto disinteressate, e purtroppo oggi l'interesse o gli interessi prevalgono sul resto, e quindi fare delle scelte, delle opzioni fondamentali. L'olocausto è finito? No. No. Non è finito. E non è finito a tantissimi livelli. Non è finito, e noi parliamo sempre di olocausto, di Shoah. A me piace più Shoah che olocausto. E però la Shoah, l'olocausto, quello che è successo agli ebrei, per me
deve aprirci gli occhi perché non si ripeta più agli ebrei, chiaramente, ma non si ripeta più per nessuno, in quanto oggi come oggi, se stiamo silenziosi, come molti sono stati silenziosi in quella volta, a carneficine, ai cibi, quindi non è finito. Non è finito? No. E quando è che potrà finire? E perché? Quando appunto capiremo il rispetto fondamentale dell'uomo, punteremo su questo, ci sarà un'espressione di amore universale, difficile da ottenerla, però dobbiamo arrivarci a questo, ma soprattutto rispettare la dignità dell'uomo, vedere, riconoscere i diritti di ogni uomo. E non vedere una persona superiore o inferiore all'altra, o non concepire questa idea aberrante di razza, allora potrà finire. E potrà finire quando saranno colmate determinate disuguaglianze molto forti e si sarà estesa la cultura per tutti. Tu sei felice di vivere in Italia, virgola, Europa? Io sto bene, credo, dappertutto. Sì, sono felice di vivere in Italia, sono felice di vivere in Europa, d'altra parte non me lo sono scelto io, e credo che problemi li avrei incontrati in tutto il mondo, e credo anche che sono fortemente convinta che noi i problemi li dobbiamo affrontare e non si può scappare. Io dico sempre che non si può lasciare la nave che affonda, bisogna starci su. Questo richiede coraggio. Ecco, penso che è proprio il coraggio che salverà il mondo. Di questo sono convinta. Grazie. Grazie a te.